Gli anni che seguirono furono per Ario molto diversi. Gli piacevano adesso le giornate di vento, quando il mare si fa tutto blu e lo corrono lunghe creste bianche. Di notte, allorché udiva alzarsi la bora e le prime raffiche squassavano il pontone, il cuore gli dava un balzo, mentre il vento fischiava e ululava, sempre più alto, ora sferzando, ora battendosi come una massa compatta, e gli ormeggi si tendevano cigolando e gli ascoltava, trepidante, le ondate e gli spruzzi che schiaffeggiavano le pareti sino al tetto, percuotendo le finestre che vibravano ininterrottamente. Si ricordava che un tempo, da piccolo, quell'infuriare gli metteva sgomento e un brivido freddo. Si accucciava allora nel suo letto per goderne meglio il tepore e talvolta ritraeva anche il capo sotto le coperte. Lì si sentiva bene, al caldo, al sicuro. Non udiva più quegli ululati e anche il pontone pareva beccheggiasse di meno. Adesso invece, sin dal primo sibilo, sin dalla prima ondata, era come se qualcosa di ugualmente impetuoso rispondesse dentro di lui. Tendeva l'orecchio e percepiva, forte, i battiti del cuore. Una gioia selvaggia che riusciva appena a trattenere gli cantava nell'anima. Gli sembrava di trovarsi, come suo padre da giovane, quando navigava. Sì, era stato marinaio, doveva conoscere tutti i mari del mondo. Era venuto a sapere anche questo. E in mezzo all'Atlantico, in tempesta. Era bello il mattino seguente, infilato sotto la giacca un maglione da mozzo, calcato il berretto sugli occhi, salire la scaletta e giungere sul tetto, come un nostromo, barcollando sotto le raffiche. Lì sopra si fermava in quella specie di terrazzo che dava sul mandracchio, al centro della balaustra, sotto il trinchetto che sibilava con tutte le sartie. Era un timoniere e un capitano. Manovrava la ruota del timone, scrutava il mare dinanzi a sé, gridava ordine all'equipaggio, sopra e sotto coperta, mentre la nave, percossa e scossa da ogni lato, invasa dagli spruzzi e dalle ondate, tutta viva e sonora nella furia del vento, minacciava d'attimo in attimo di perdersi e naufragare. L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini è un libro ambientato nel 1935 a Trieste e racconta, inizia con tre grandi incrociatori che arrivano al porto di Trieste. Trieste è in festa, la città è addobbata perché le navi hanno appena vinto la campagna d'Africa. E in questo romanzo il protagonista è un ragazzo, un adolescente, Ario, con l'amico Berto e la sorellastra di Berto, che è Lidia. Il ragazzo è cresciuto nel Mandracchio, che è una zona tranquilla del porto, dentro una canottieri, e la sua vita è tutta scadenzata dal ritmo del mare e dai marinai. Quindi è un romanzo pieno di acqua, pieno dei misteri del mare, pieno delle bellezze e della gioia del mare. Questo romanzo ha dei tratti anche di cronaca e di occulto, rapporti di forza, violenze psicologiche, però ha anche la grande bellezza del mare, appunto con la sua terminologia, la maona, il mandracchio, come ho detto appunto, la maona è una grande nave, il caiccio, lo skiff. La maona era stato il primo titolo di questo romanzo, se non che Saba, che l'aveva letto e aveva capito che era il capolavoro di Pierantonio Quarantotti Gambini, disse: un giorno, mangiando una fetta d'anguria in porto, ho visto arrivare un incrociatore, ed è questo il titolo del tuo romanzo. Pierantonio Quarantotti Gambini è uno scrittore istriano, è nato a Pisino d'Istria, oggi Pasin in Croazia, e racconta storie della soglia. Trieste è una città di soglia, per alcuni è una città di confine, invece per me è una città di apertura. E lo stesso l'età della soglia, quella dell'adolescenza, è un'età fondamentale, perché lì possono esplodere i semi di ciò che abbiamo, lì si possono correggere le nostre bellezze e lì si possono correggere anche le nostre brutture. Ti porto un libro perché? Perché un libro è come un binario, o in questo caso, poiché si tratta di mare, è come una nave, direi un incrociatore.
una grande nave che ti porta fuori al largo e lì puoi essere sgomento, avere paura, vederne la bellezza, puoi indignarti, spiazzarti, ma ti fa crescere e ti fa salire un punto più alto dell'umanità.